per lui non era solo un lavoro, per lui era anche un modo per stare vicino a tutti i suoi amici, tutti i fratelli, e la possibilità di conoscerne sempre altri. Stare dietro al banco per lui era coccolarli, perché bastava uno sguardo velocissimo, un sorriso, la gentilezza, e riusciva a capire appieno quello di cui avevano bisogno al di là del banco. E nello stesso tempo lui ha trascorso tante ore alla ricerca della gioia, della felicità, dell'armonia che condivideva con tanti amici. Chiaramente questa chiaramente il segno, il ricordo di Marco è in tutti quelli che lo conoscevano, tutti quelli che gli hanno voluto bene e quelli che lo amavano. Però questo segno materiale, tangibile, di qualcosa che rimanga piantato qui in questa viola, è stato voluto vedere il suo nome inciso, perché se, però per chi lo sa, lo vede, è un qualcosa che possa rappresentare quello che era la vita di Marco, anche perché proprio anche il fatto delle fronde, dei rami intrecciati, rappresentano tutti gli ostacoli che si trovano davanti i giovani nella vita, ma lui questa vita l'affrontava con leggerezza che non vuol dire superficialità. La leggerezza con cui lui affrontava tutte le cose, che gli permetteva di avere tanti amici, che gli permetteva in un momento di creare gioia, festa, condivisione. E la stessa leggerezza che gli ha permesso di vedere appunto in tutti quelli che incontrava soltanto tutti i lati positivi. Leggerezza che gli ha permesso di essere autentico, di vivere la sua vita così come lui la sentiva, anche andando fuori dagli schemi, ma sicuramente autentica. Ecco, questi sono dei motivi per cui noi oggi siamo qui davanti a quest'albero. Dello Spirito Santo. Amen. Dice Gesù: io vi dico, chiedete vi sarà dato, cercate e troverete, bussate vi sarà aperto, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore misericordioso benedica questo albero ed esaudisca i desideri del nostro cuore. Allontani ogni pericolo nel cammino della vita, perché ognuno possa raggiungere la felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. La benedizione di quest'albero si inserisce in un discorso che riguarda la vita e la primavera. Non è solo la posa in opera di un albero, è il ricordo di una persona, di Marco, di quello che ha rappresentato per voi e di quello che vogliamo che rappresenti ora la sua assenza. Questo albero ha un duplice significato. Il primo, la vita. Una vita tolta, ma una vita che ora va guardata con i valori della gratitudine, della speranza, della tenacia e della determinazione. Tutto quello che ha caratterizzato la vita di Marco. L'altro significato è dato dal materiale di questo albero, un albero di un metallo indistruttibile, perché tale vogliamo che sia l'amore. L'amore che ci lega, l'amore che ci fa portare frutto, ci rende fecondi e ci rende eterni. L'assenza di Marco non ci deve far affogare nel dolore, ma ci deve rendere forti nell'amore. Un albero che ricordi ai giovani che sostano qui di amare la vita, di renderla bella e di renderla feconda. Un albero per dire che dobbiamo sempre e comunque mettere foglie, fiori e frutti. Un albero che non rimane mai secco per tutto un anno.
Questo segno dell'albero è uno dei segni più belli che caratterizza la vita di Marco, perché l'albero non è altro che il simbolo della vita, simbolo di una vita che mai si spegne. Anche se non è un albero naturale ma metallico, ci ricorda che dobbiamo mettere radici, essere radicati nella nostra terra, ma sempre per portare frutto. Passando di qui per i vari momenti di svago, divertimento, passeggiate, guardando quest'albero, ricordiamoci di Marco, ma non con la tristezza nel cuore, non con la malinconia di aver perso un grande amico, ma con la consapevolezza di tutto quello che vi ha donato Marco, i valori in cui credeva, la vitalità, la forza e la determinazione che vi ha trasmesso. Non sarà certamente solo quest'albero a ricordarvelo, tutto parla di lui, ma questo albero è segno che lui c'è e vogliamo che continui ad esserci. Grazie Marco di questa bella opportunità nel tuo anniversario. Ti vogliamo ricordare con quest'albero posto qui in tua memoria, ma il tuo ricordo è impresso nel cuore per sempre. Ma passando di qui ci ricorderemo ancora di più di ciò che tu sei stato e rimani. Vita, speranza e forza di amore.